San Paolo Editore. Alessandro Barroncini con per le illustrazioni del libro La linea che separa le cose, testi di Davide Calì, Mondadori Ragazzi. Mariana Balducci per le illustrazioni del libro Nata in Via delle 100 Stelle, testi di Federico Taddia, Mondadori Ragazzi. Nora Dasnes per le illustrazioni del libro Nel mio cuore tempesta, Mondadori Ragazzi. Chiara Fedele per la copertina Il fiume al contrario, testi di Jean-Claude Morvat, tradotto da Bernice Capatti per Rizzoli Editore. Tania Esk per il fumetto Otto e il mistero della nuova campagna, tradotto da Lucia Feoli di Edizioni L. Melanie Rutte per il libro La foresta tra le due, tradotto da Sara Saurin, Camelozampa Editore. Poi abbiamo tre illustratori per un unico libro che sono Armando Fonseca, Amanda Miangons e Joan Palomino per le illustrazioni del libro La forma del mare, poesie di pesci, stelle e sirene. Testi di Micaela Criff, tradotto da Francesca Lazzarato, editore Terre di Mezzo. Andiamo agli ultimi tre illustratori, sono Britta Tuckentrap per le illustrazioni del libro Il germoglio che non voleva crescere, per Uovo Nero Edizioni, Francesca Ballarini con L'isola di Axel, Primavera Edizioni, e infine Sonia Maria Luce Possentini con le illustrazioni del libro L'estate dei tuffi, testi di Sara Stridsberg e Sara Lundberg per Orecchio Cervo Editore. E adesso lascio la parola alla Presidente Cavicchi per i tre finalisti, di cui sapremo la classifica finale solo il 6 maggio, e il premio per la miglior narrativa illustrata. Vabbè, invece il gradito compito di leggervi appunto scusate, le motivazioni di questi tre finalisti. Allora, parto con Yukiko Noritake, due fratelli, una foresta. Uno spunto improbabile quanto affascinante dietro il libro di Noritake. Due fratelli si trovano ad ereditare una foresta divisa in due metà speculari. Uno ci vive in piena sintonia con la natura, vivendoci in simbiosi. L'altro invece la modifica, crea uno spazio diverso, crea altro. È in questa struttura binaria che l'albo illustrato si sviluppa fra due scelte di vita che esplodono in dettagli sempre più straordinari e il cuore di tutto è l'essenza della scelta fra essenzialità e tensione di crescita, rispetto e pulsione di accumulo, come nella scelta del poeta Frost fra due strade divergenti nel bosco. E in questa scelta è emersa tutta la differenza. Quindi, Libro che trovate da questa parte. passo poi al secondo, si tratta quindi di Gianluca Foli, Le due Frida. Il titolo rimanda al famoso doppio dipinto in cui l'artista messicana descrive il suo dolore per l'abbandono di Diego Rivera, mostrando il cuore a nudo, rotto e integro, i simboli della sofferenza nelle mani, la tenaglia, la foto di Diego bambino, la vena che stilla sangue. Ma il testo, tratto dai diari che si pensavano perduti, ci porta all'infanzia e ai ricordi felici, colorati, scarabocchiati, immaginifici. Così le visionarie, raffinate, coltissime immagini di Foli ci accompagnano negli universi surreali e fantastici che dalla Frida bambina troviamo nella Frida adulta e troviamo quel Messico sognante e violento che l'artista riverserà nella sua arte come balsamo per le sue ferite. Con questo è il Libro. libro. Concludo con Ryan Andrews, Era il nostro papà. Nel racconto di un'avventura nella notte più magica dell'anno, che è quella dell'equinozio d'autunno, di un gruppo di ragazzi si evoca lo spirito di qualcosa di sinistro sta per accadere, di Ray Bradbury, di Stand By Me di Stephen King, scusate, e della serie Stranger Things. Andrews mescola le sue notevoli abilità di narratore per immagini, fumettista e animatore in questa graphic novel,
esaltato dalla critica statunitense e con ragione per la forza grafica, la tensione del racconto e la magistrale regia. Che è questo? Ricordiamo che le motivazioni sono del presidente del concorso per illustratori, Ivan Cano, che ringraziamo per queste bellissime motivazioni. Sì, cioè, sì, veramente complimenti anche a Iva che ci aiuta in questa selezione. Conclude invece questa nostra diretta il premio per la migliore narrativa illustrata. E quindi qui Elena, vuoi annunciarlo tu che poi io leggo le motivazioni? Quindi Neil Packer con l'albo Unico nel suo genere. Il primo libro come autore completo di Packer è stata la rivelazione non fiction del Bologna Ragazzi Award 2021. Fra metodo e casualità, organizzazione e libertà assolute, si pone questo originale, splendido albo illustrato sul raggruppare e classificare che è la piacevole ossessione di metà dell'umanità e anche di Arvo, un ragazzo che si racconta attraverso l'albero genealogico, il suo gatto, gli strumenti che ama, la musica, la bici, la città in cui vive, i posti che frequenta, i cibi. La quotidianità diventa elenco, catalogo sentimentale, narrazione che da privata si fa collettiva e universale e che ci dice un po' del nostro tempo e dello spazio in cui viviamo. Complimenti bellissimi a tutti gli illustratori, a tutte le case editrici. Nel pomeriggio uscirà anche il comunicato stampa ufficiale. L'appuntamento è, lo possiamo dire? Certo, vi diamo già da oggi. Ritenetevi impegnati tutti per dal 3 al 6 maggio 2023 a Cento per il Festival del Premio Letteratura Ragazzi. Noi salutiamo, ma continuate a seguirci perché avremo altre dirette per altri. Bene, buona giornata a tutti e buona lettura.